oggi voglio dire la mia su un dibattito che ormai va avanti da anni, ovvero la vendita è un'arte o una scienza? O addirittura è qualcosa di ancora diverso? E lo voglio fare con il solito taglio da coach, quindi non farò il venditore professionista o il formatore di un venditore e gli racconterò l'ABC della vendita, non mi interessa. Mi interessa prendere l'approccio del coaching, applicarlo alla vendita. Perché? Perché spesso capitano che mi vengano a parlare delle persone che in qualche modo devono vendere. Devono vendere dei prodotti, devono vendere dei servizi, devono vendere se stessi attraverso un curriculum vitae, quindi hanno perso il lavoro, devono trovare lavoro e anche questa è una vendita. Oppure semplicemente devono vendere un'idea, una proposta. Quindi tutto è vendita, come effettivamente ai corsi di vendita si insegna, tutto è vendita. Soltanto che ci sono dei momenti della vita in cui uno rimane un attimo bloccato. E allora cosa fa? Va a prendersi un libro in libreria, guarda e trova 100.000 libri, che si dividono fondamentalmente in due categorie, quelli senza un titolo particolare e gli altri che si chiamano l'arte della vendita. Poi leggendoli a un certo punto ti cominciano a parlare di scienza, eccetera, eccetera. Allora è un'arte, è una scienza, non si capisce più niente. Quindi l'approccio del coach seguirà uno schema abbastanza rigido. E lo schema funziona così. Punto 1. Definiamo cos'è la vendita. Punto 2. Definiamo cos'è l'arte. Punto 3. Ovviamente definiamo cos'è la scienza. E poi al punto 4 e successivi andiamo a vedere un attimino le conclusioni. Il punto 1 della vendita direi di saltarlo a più pari, nel senso che l'abbiamo visto già prima, tutto è vendita, dall'idea al servizio, prodotto, se stessi. Quindi alla fine è un modo come un altro per far passare o la propria persona, qualcosa che vendi fisicamente, oppure un'idea. Lo posso fare in n modi, non ci interessa entrare adesso in questi dettagli. Per quello che invece riguarda il punto 2 e il punto 3, cioè definizione di arte, definizione di scienza, mi sono appuntato, anzi lo guardo proprio in diretta, alcune definizioni che trovo su Wikipedia. In particolare, andiamo a vederci l'arte, e dice: nel suo significato più ampio comprende ogni attività umana che porta forme creative di espressione estetica, poggiando su accorgimenti tecnici, abilità innate, e norme comportamentali derivanti dallo studio e dall'esperienza. Nella sua accezione moderna, l'arte è strettamente connessa alle capacità di trasmettere emozioni, per cui le espressioni artistiche, pur puntando a trasmettere messaggi, non costituiscono un vero e proprio linguaggio, in quanto non hanno un codice inequivocabile condiviso tra tutti i fruitori, ma al contrario vengono interpretati soggettivamente. È perfetto, quindi l'arte è questo. Per quello che riguarda la scienza, invece, si intende un sistema di conoscenze, sempre secondo Wikipedia, ottenute con procedimenti metodici rigorosi attraverso un'attività di ricerca prevalentemente organizzata allo scopo di giungere a una descrizione verosimile e oggettiva della realtà e delle leggi che regolano l'occorrenza dei fenomeni. Una definizione veramente allucinante, io non sarei stato in grado di farla. Detto questo, semplificando, io mi sono detto che da una parte l'arte è storicamente vista come qualcosa che suscita emozione, è soggettiva, è legata all'estro, al genio, alla creatività, a un istinto puro, innato. Dall'altra parte abbiamo la scienza che invece dà rigore, metodo, oggettività, è qualcosa che è apprendibile nel tempo ed è copiabile. Ok? Detto questo, se anche tu sei, come si diceva all'inizio, un venditore di te stesso, di un prodotto, di un servizio o di una tua idea e in qualche modo ti risulti un po' bloccato in questa concezione e accezione di vendita, fatti questa domanda. Se io ti dico arte della vendita, che la vendita è un'arte, tu a che cosa pensi? Quali sono le immagini che ti vengono alla mente? Quali sono le situazioni che ricordi? Episodi, idee? Ok? E fai questo esercizio per 30 secondi. Adesso, devi farlo adesso. L'esercizio va fatto adesso, il video andrà avanti dopo. Puoi mettere pausa. Siamo su internet, puoi mettere pausa.
Se ora ti dicessi scienza della vendita e non più arte, come spesso capita in Italia, che cosa penseresti? Sempre il stesso discorso? È lo stesso esercizio di prima. Se l'hai fatto prima, devi farlo anche adesso. Metti il tastino pausa e pensaci. Quali sono le idee che ti vengono? Quali sono le immagini, i ricordi, tutto quello che le parole. Fatti un brainstorming di 30 secondi su scienza della vendita. Avanti, clicca pausa. Bene, tutto questo come si sposa con la vendita? Ovvero, ti faccio io una precisazione in questo momento da coach. Il discorso è questo, è molto semplice. Ormai tutti gli studi di psicologia, neurologia, eccetera, eccetera, hanno evidenziato che se tu sei convinto di una cosa, che quella cosa sia vera, reale, che sia una cosa fisica o che sia una cosa immaginaria, un'idea, tu gestisci e ti atteggi, hai delle azioni nei confronti di questa idea e delle cose che ne possono derivare come se fosse reale. Mi spiego meglio o è abbastanza chiaro? Spero che sia già chiaro. Nel caso non lo fosse, ti dico semplicemente questo, facendo l'esempio appunto molto pratico. Se pensi che la scienza, la vendita sia una scienza, ok? E ti sei fatto tutto quel film di prima perché l'hai fatto l'esercizio, vero? Se pensi che la scienza sia... stupido. Se pensi che la vendita sia una scienza, ti sei fatto delle idee e quindi il tuo comportamento passato, presente e futuro, fin tanto che rimarrà nella tua testa questa convinzione, vendita uguale scienza, continuerà in quell'ottica e in quella direzione. Qui sta il limite. Dall'altra parte, tutti quelli che pensano vendita uguale arte, quindi creatività estro innato, continuano a muoversi e a direzionare la propria vita in base a questa convinzione e a tutto ciò che ne consegue. Ok? Qui arriva l'attacco del coach e qui arriva il punto fondamentale dove un venditore può avere dei limiti, diciamo, pur essendo bravissimo nelle tecniche di vendita. Il punto è questo. Che finché tu non ti rendi conto che stai attribuendo un valore molto forte al termine scienza e al termine arte, e questi due termini non sai fino a che punti ti condizionano, e almeno non lo sapevi perché tu hai fatto l'esercizio e quindi a questo punto sai già le due cose che ballano. Però fino a questo punto tu hai sempre pensato: ah, la scienza è un'arte. No. Ah, la vendita è un'arte. Oh, caspita, la vendita è una scienza. Capisci che con queste cose così sbarelli. Nella realtà la vendita è arte, la vendita è scienza, dipende. Se tu sei nato in un paese come l'Italia, dove siamo circondati da arte, dove tutto è estro, tutto è genio, tutto è creatività, sei tendenzialmente più portato per condizionamento ambientale a pensare che l'arte e la scienza e la vendita siano, non ce la faccio proprio oggi, mamma mia, che la vendita sia un'arte. Se invece fossi nato negli Stati Uniti, che hanno un approccio completamente diverso gli anglosassoni, a quel punto raramente penseresti che si tratta di una scienza, di un'arte, ma piuttosto di una scienza. Metodo, applicazione, tac, 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 200 passaggi, se li fai tutti arrivi al risultato. Anche se non sei un genio, ok? Ora, questi due approcci, entrambi vanno bene, entrambi sono funzionali, a volte. Il problema è che quando diventano disfunzionali, quando le cose non funzionano più e tu non hai i risultati che ti aspetti dalla vendita delle tue idee, servizi, prodotti, te stesso, a quel punto subentra un problema. Quindi, come coach, si parte dal farti capire che da una parte c'è la vendita intesa come arte, dall'altra come scienza con i suoi pro e i suoi contro, ok? Quindi non è tanto il venditore si nasce o si diventa. In Italia si nasce venditore, ti dicono. In America ti dicono no, si diventa venditore. Il fatto è che se tu pensi come un italiano uguale a arte, il tuo approccio è più o meno in questi termini. Non mi dispiace vendere, però alla fine non credo di essere portato.
Cioè, vedo della gente che mi guarda in giro, sembra che venda a destra e a sinistra, è capace di vendere anche sua sorella. E quindi tu cosa fai? Tiremi contro. È la classica profezia che si autoavvera. Non fai nulla, non organizzi. Speri. Fondamentalmente il discorso è questo, che ti arrivi o un colpo di genio, o un colpo di culo, o un'illuminazione particolare. Di incontrare la persona magica, il classico di essere San Paolo caduto da cavallo che ha avuto la folgorazione. E questo in Italia. Dall'altra parte, in America, invece, è un approccio molto schematico, molto rigoroso. Noi facciamo così, così, così. Ci sono le checklist, ci sono gli schemi, devi riempire questo form, devi fare questo. E giustamente perde, diventa un po' più arido questo discorso, diventa poco emotiva, diventa meno empatico e quindi ti manca un po' l'estro, ti manca il polco di classe, che è un po' quello a cui siamo sempre alla ricerca noi in Italia. Però anche qua abbiamo i suoi vantaggi. Quindi, Soldoni, volevo dirti questa cosa qua. Ti lascio questo messaggio perché ovviamente avrai capito, non è che ci sia una risposta a questo quesito iniziale se la vendita è un'arte o una scienza. L'ho detto giusto. C'è una via di mezzo. Come sempre c'è una terza strada. E una terza strada che sta nell'aver capito, nell'aver razionalizzato, metabolizzato i benefici di una strada e i benefici dell'altra, esserne consapevoli, essere consapevole del tuo ruolo di venditore, essere consapevole degli step e delle operazioni, delle azioni si susseguono, seguono. Ne conseguono, eccolo, ne conseguono se tu cominci a pensare con la testa da venditore che pensa in termini di arte o venditore che pensa in termini di scienza. Vanno bene entrambi. A volte è addirittura utile pensare un po' scienza, un po' arte, perché ti tieni in esercizio. Cerchi di far lavorare i tuoi neuroni, quei pochi che ti sono rimasti un po' con me, a volte in maniera più specifica sull'arte e quindi punterai il punto di classe all'emotività, alla creatività, dall'altra parte più scienza, quindi più metodo, più rigore. Metti insieme queste due cose, fanne una torta, un plum cake, un cheesecake, quello che ti pare, e sicuramente otterrai dei risultati molto migliori, molto superiori rispetto a quelli che ho ottenuto finora. Ne sono assolutamente certo. Ok? Quindi riassumendo, la scienza è un'arte. La vendita è un'arte, è una scienza? Non lo sappiamo. Benefici, cos'è l'arte? Cos'è la scienza? Che cosa ne consegue se tu pensi che sia arte? Cosa ne consegui in termini di comportamento tuo se pensi che sia scienza? Questo finora. E quello che sarà il futuro, ovviamente, se continuerai a pensarla così. Se però invece cominci a pensarla al contrario, quindi io ti convinco che mentre tu pensi che sia arte, io ti dico che è scienza, e mentre tu pensi che sia scienza, nella realtà ti dico arte, e ti fai un po' di lavoro mentale su questa cosa, vedrai che comincerai a metabolizzare un significato un po' diverso. E metabolizzandolo giorno dopo giorno, e qui è un po' più scienza che arte, ti capiterà questa cosa, ti andrà un po' nell'inconscio e diventerà un po' più automatico e quindi diventerà un po' più arte. Ok? Capisci che sono tanti passaggi che ci stanno in mezzo, Però è importante che tu li segua tutti per filo e per segno che comincia a fare questo lavoro subito, come il lavoro che hai fatto prima. Ok? Detto questo, non posso che augurarti buona vendita. Ciao.